Grazie. A voi. Grazie. E poi una notte di maggio. Clienti svogliati siedono sulle comode poltrone bianche del giardino esterno. Chiacchiere di lavoro e di piacere. Lunghe cannucce nere immerse nei colori violenti dei cocktail. Alcune gambe accavallate e scoperte. È appena finito un martedì qualunque, un sonnacchioso martedì di primavera. Il silenzio malinconico di Valle Giulia è rotto dallo sferragliare ritmico del tram che attraversa il viale. Qualche raro passante scende con indolenza la scalinata di Villa Borghese. Gli occhi finiscono nei profili netti di una fabbrica maestosa. Croccolo si avvicina al telefono e l'automatismo ordinato della mano compone il numero. Ma non risponde nessuno. Sulle prime non ci fa neppure caso. Riattacca il ricevitore e riprende le solite, noiose operazioni di chiusura. Addosso le sensazioni di ogni fine turno, i chilometri fra i tavoli e il bancone di servizio, il sorriso di ordinanza paralizzato sul volto, l'invito rivolto agli ultimi avventori ad uscire dal locale, la leggerezza del pensiero di tornare a casa. Le battute sincopate con Zappi hanno il sapore di una giornata di lavoro che sta finendo. Nelle sere tiepide, di mezza stagione, il Caffè delle Arti chiude al pubblico fra mezzanotte e luna. A quell'ora la gran parte dei clienti è andata via. Restano pochi ospiti incalliti, quelli che fanno finta di non capire e che bisogna accompagnare fin sulla porta. Il Caffè delle Arti è il ristorante interno della Galleria Nazionale di Arte Moderna a Roma e occupa l'angolo dell'edificio che svolta su via Gramsci. Nel tempo si è creata una clientela affezionata che frequenta lo spazio arredato in stile minimalista anche senza entrare nel museo. Proposte semplici, qualche tocco di ricercatezza, un servizio pressoché impeccabile e un ambiente sobrio ed elegante. Osserva orari diversi da quelli del museo ed essendo accessibile anche dalle sale espositive, ha un protocollo rigido da rispettare in fase di apertura e di chiusura degli ingressi su strada. La procedura prevede che il personale del ristorante contatti la sala controllo per comunicare l'imminente chiusura degli spazi e che un custode notturno attraversi il salone della biblioteca per sbarrare la porta di comunicazione fra i due settori. E allora ci riprova, appena qualche minuto dopo. Niente. Di nuovo nessuna risposta. Croccolo si chiede come sia possibile che in sala controllo non risponda nessuno. Non è mai successo prima, mai a sua memoria. Si insospettisce e con Zappi decide di fare a piedi il breve tragitto che li separa dagli ingressi principali del museo. I due superano l'angolo del giardino, compiono il veloce tratto di strada che serve a raggiungere la scaletta laterale del colonnato e si ritrovano davanti alla piccola portineria a sinistra, il cui portoncino di legno è incredibilmente spalancato. Realizzano allora che deve essere successo qualcosa di grosso e hanno la prontezza di riflessi di non entrare all'interno. Decidono piuttosto di dare l'allarme e con il telefono cellulare Croccolo chiama un numero di emergenza. È l'una di notte. Gianluca Croccolo e Giulio Zappi sono in attesa dei carabinieri. Dopo qualche minuto, dalla curva che immette sul viale delle Belle Arti, sbuca una pattuglia della polizia stradale del commissariato di Villa Glori. Scendono di corsa i gradini dell'imponente scala e fanno segno alla vettura di fermarsi. Informano gli agenti dei loro sospetti e i quattro raggiungono in fretta il piano seminterrato dove è posta la sala controllo, in prossimità della quale sentono grida e invocazioni di aiuto provenire dal piccolo bagno adiacente. I poliziotti sfondano la porta d'accesso e si ritrovano davanti tre donne, impaurite e visibilmente scosse. Sono le custodi del turno di notte. Raccontano brevemente ai poliziotti quello che è successo e una di queste, la più pronta a riprendersi dallo spavento, li accompagna in un giro di perlustrazione delle varie sale.
Dopo aver girato in lungo e in largo i due piani espositivi del museo, giungono in una sala molto distante dalla cabina di regia, un settore definito ampliamento, perché da molti anni oggetto di complessi lavori di ristrutturazione. Si guardano intorno e scoprono che su una delle pareti sono chiaramente visibili alcuni spazi vuoti. Da quella sala sono spariti tre dipinti: l'Arlesiana e il Giardiniere di Vincent van Gogh e le Cabanon de Jourdain di Paul Cézanne. Diciamo che quando Francesco mi ha invitato a presentare il libro ho accettato con grande piacere, non solo perché ho già letto tanto giudizi diversi e anche recensioni, pareri lusinghieri sul libro, ma anche proprio per la sua figura, per il suo percorso. Sono una figura, un profilo molto eclettico, un eclettismo che però trova il suo filo comune nella scrittura. Infatti Francesco è partito come giornalista, come cronista, e poi anche ha portato in seguito una scrittura di tipo autoriale. Per le pubblicazioni, ricordiamo, per Deriva Prodi nel 2003, nell'ultimo tempo, che è appunto una raccolta di testimonianze, voci, racconti di persone anziane che vivono, hanno sempre vissuto a Roma in diversi quartieri. Oppure un altro testo, sempre riferito all'anarchico Filippi, e anche qua si può cogliere in qualche modo, no, un tratto distintivo, cioè questo interesse un po' per le storie marginali, un po' laterali, però non per questo, cioè, non per questo degne di essere raccontate, ecco. Poi l'ultima veste, sempre a proposito di eclettismo, è la veste di cui ho conosciuto Francesco, quella di responsabile per i servizi al pubblico del Maxi, del Museo appunto dell'Arte del XXI secolo, che è a Roma. E organizzammo proprio un anno fa di questi tempi, più o meno, un altro libro, la presentazione di un altro libro, sempre edito da Nativi, peraltro, Global Guggenheim di Serena Maccucci, che è stato qua fino a poco tempo fa. E, dato in collaborazione tra gli uffici di i dipartimenti didattica del Macro e del Maxi, quindi una collaborazione di cui inedita, comunque poco usuale fra i due interlocutori principali per le arti visive legate, insomma, al contemporaneo a Roma. Ma torniamo appunto al libro, a Ore 22, Furto al museo, che è stato introdotto dalla bellissima lettura di Enrico Paci, che ringraziamo per aver accettato i nostri invito e per essere qua questa sera. È un libro che ripercorre la vicenda, cioè, per certi versi traumatica, drammatica, quasi, insomma, scioccante, di un furto di tre quadri, tre dipinti molto importanti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Era il maggio del 1998 quando un piccolo comando, insomma, una banda di composta da tre persone, come poi viene anche descritto in maniera minuziosa nel libro, fa eruzione all'interno della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, sottraendo tre dipinti, due di Van Gogh e uno di Cézanne, dal valore probabilmente inestimabile. E fu una vicenda che scosse molto anche l'opinione pubblica, anche l'immaginario collettivo. Articoli su articoli.